Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi abbiamo la Pet Cube Bites, che è in sostanza due prodotti in uno. Intanto è una telecamera di sicurezza per, diciamo, ideata per monitorare i nostri amici a quattro zampe a casa, e in secondo luogo è un bellissimo lancia croccantini da remoto. Questa è la scatola, è veramente pesante perché il prodotto è fatto tutto in metallo. Adesso andiamo a fare l'unboxing, e ovviamente adatta sia per gatti che per cani, come vedete dalla scatola. Vediamo cosa c'è dentro e capiamo come funziona. Ecco qua, apriamo. Allora, qui è già aperta questa seconda scatola nella scatola, dove abbiamo, vi faccio vedere, questi credo siano, sì, tre adesivi. Questo è la maschera per poter fare i fori sul muro per appendere il prodotto. Molto comoda, ingegnosa. Hanno predisposto anche un pin per l'eventuale res del prodotto, che ha tra l'altro il diametro un po' più grande del SIM ejector tool di iPhone. E poi c'è una piccola guida che spiega come collegarla. Tra l'altro questo prodotto, ho visto dalle specifiche, è già dotato anche di connessione USB di tipo C, quindi siamo già nel moderno. Poi dentro nella scatola abbiamo qui da parte, non si riesce a farlo stare aperta, qui da parte abbiamo un lunghissimo cavo USB di tipo A e di tipo C dall'altra parte. Abbiamo poi viti e tasselli, perfetto. Abbiamo un inutile spin inglese, una utilissima spin italiana e fortunatamente un bellissimo alimentatore USB, cosa che è sempre più difficile trovare in prodotti al giorno d'oggi. Tra l'altro è anche marchiato Pet Cube, fantastico, fantastico. Un alimentatore semplice, andiamo a fare clac, eccolo qua. Proseguiamo, aspettate che alzo un attimo l'iPhone, andiamo al pezzo forte, che è questo macigno, ragazzi. Altre istruzioni nascoste sotto, me le ero perse. Sono in altre lingue, non ci interessano. Guardate qui, protetto da questo film, troviamo il prodotto vero e proprio, che adesso vi mostro. Lo spessore è abbastanza slim. Qui abbiamo la porta di tipo USB-C che vi dicevo prima. Davanti invece abbiamo il sensore, che è un Full HD, è in grado anche di riprendere in ambiente notturno grazie a dei sensori infrarossi che sono integrati. Abbiamo dei microfoni, abbiamo anche degli altoparlanti, in questo caso è qui lateralmente, per avere un audio bidirezionale, quindi a due vie. Il buco invece è il cuore del prodotto, perché contiene il sistema per lanciare appunto il croccantino o il premio che vogliamo dare al nostro cucciolo, cane o gatto che esso sia. Nella parte inferiore abbiamo anche uno slot per togliere le briciole dei croccantini, oppure se dovesse incastrarsi appunto un croccantino possiamo andare a agire manualmente per rimuoverlo. La parte superiore si può sganciare tramite questo interruttore, adesso ve lo faccio vedere, ecco qua, e si libera il contenitore per poterlo appunto lavare. Mi aiuto con questa lampada per farvi vedere l'interno, vedete, del prodotto. In sostanza quella girandola di gomma pescherà i vari croccantini e consentirà appunto poi di passarli alla seconda girandola che li lancerà fuori. Questa parte invece non viene via, non so cosa ci sia dentro perché non si vede neanche in controluce, ma credo nasconda appunto il sistema di lancio, sembra un'arma. Ecco qua il tastino per il reset. Le specifiche sono 5V 2A, quindi funzionerà con il suo alimentatore in dotazione oppure con qualsiasi alimentatore un po' grosso da tablet. Il coperchio invece, o meglio il contenitore, ha un suo coperchio, e questa appunto è la scatola. Ha una capienza notevole perché credo possa contenere tranquillamente 250-300 grammi almeno di croccantini. A proposito di croccantini, tanto così la andiamo ad innestare,
A proposito di croccantini, ci sono delle specifiche ovviamente da rispettare. La misura massima del croccantino è un pollice. Anzi, vi faccio vedere proprio sul manuale, perché l'ho visto prima mentre andavo a sfogliarlo velocemente. Ecco qua. Queste sono tutte quante le misure dei croccantini consentiti, quindi che non fanno incastrare il meccanismo. Ovviamente non consiglio l'acquisto di questo prodotto se non avete un animale domestico, perché potete trovare una videocamera di sorveglianza con le stesse caratteristiche a una frazione del costo e soprattutto a un decimo dell'ingombro. Quindi la consiglio caldamente soltanto se avete un animale domestico con cui volete interagire da lontano, o comunque se volete anche soltanto tenerlo sotto controllo e lanciargli un croccantino a mo' di contentino durante l'arco della giornata. Più tardi andrò a trovare il cagnolino della mia fidanzata, che si chiama Cookie, e gli farò conoscere questo nuovo giocattolino e proviamo a vedere se gli piace. Giudizio finale. Allora, vorrei conferire 4 stelle, non di più, a questo prodotto per due semplici motivi che non mi sono piaciuti. Il primo è che non è possibile che in un prodotto da quasi 250 euro bisogni pagare un abbonamento per poter rivedere i video dei propri cani. E secondo me avrebbero dovuto offrire una possibilità di registrare magari con una micro SD, come avviene per le videocamere di sicurezza della D-Link, è il primo marchio che mi viene in mente, e potersi riguardare i video del proprio cane quando si vuole, senza per forza pagare un abbonamento. La seconda cosa che non mi è piaciuta molto è il fatto che ogni tanto i croccantini si incastrano, oppure semplicemente il meccanismo ne prepara qualcuno per lanciarlo e cadono per terra, oltre a essere lanciati. Ho seguito tutte le indicazioni, ho provato croccantini di tutte le misure, a forma di osso, rotondi, quadrati, cubici, di tutti i tipi, eppure ogni tanto qualche fail dei croccantini c'è. Detto questo, quindi dette le cose negative, è un dispositivo che sicuramente consiglio a chi vuole intrattenere un po' di più il suo cane nei momenti di solitudine quando è a casa. Lo vedo più adatto per cani che per gatti, perché tra l'altro per i gatti l'azienda fa un'altra cam di controllo. Adesso vi inserisco qualche immagine così la potete vedere. È molto carina, proietta un punto laser che possiamo guidare con il nostro dito, similmente a quanto possiamo lanciare il croccantino, possiamo guidare questo punto rosso e far divertire il nostro gatto, che come sapete i gatti amano giocare con i laser, e tra l'altro è l'unica, credo, al mondo che abbia un laser certificato sicuro per gli occhi degli animali, quindi andiamo veramente tranquilli. La costruzione è veramente solida, in alluminio, c'è la porta nuova, la porta USB-C, il box è capiente, insomma, tutti aspetti che meritano dei plausi, però non voglio andare oltre le 4 stelline proprio per questi due motivi che vi ho detto. Resta comunque un punteggione per un gadget di questo tipo, che dire ragazzi, quando volete divertirvi col vostro cagnolino anche quando non ci siete, a tenerlo sotto controllo di giorno e di notte, allora Pet Cube è il prodotto che fa per voi. A presto dal vostro Marco, ciao!